Benvenuti nel nostro consueto spazio di approfondimento, approfondimento culturale, oggi con la musica, musica torinese nel senso che chi ci parla, chi è accanto a me, che è Thomas Guiducci, benvenuto, musicista, Grazie, è un buongiorno. musicista che no, vive a Torino, frequenta Torino e insomma opera a Torino, ma in realtà il tipo di musica, come poi ci racconterà, è un po' più ampio e spazia sicuramente. Comunque, attivo nel panorama musicale italiano da oltre 20 anni, si occupa di moltissime cose, ma vi dico subito una cosa che a me ha colpito, ero un po' curiosa, che ci ha portato qualche CD, no, da farci vedere così, ma in realtà ci ha portato anche dei 45 giri, che sono questi qua, scritti con la sua grafica disegnata. Sì, Questo esatto. è bella, questa idea naturalmente colpisce, poi parleremo di musica, eccetera, ma come mai? Dai, partiamo subito dai 45 giri, da dove escono? Beh, allora, io innanzitutto sono appassionato di oggetti vintage, quindi colleziono dallo specchio anni 70 alla sedia, le cose vecchie, al vecchio registratore, mi piacciono un sacco le cose vecchie, per cui sono comunque un appassionato di 45 giri e di vinile, insomma. Mio padre faceva il DJ negli anni Ah sì? 70 in una Beh, discoteca. allora, figlio E qui, d'arte, diciamo. sì, diciamo di sì. E quindi ho cominciato da bambino ascoltando i vinili e mi è sempre rimasta la passione. E poi mentre eravamo nel mio garage per registrare dei brani del disco nuovo con la band, insomma abbiamo avuto tutta una serie di problemi tecnici di vario tipo, non funzionava nulla, abbiamo messo tutto in diretta, abbiamo detto vabbè, suoniamo qualcosa di improvvisato. Sono usciti fuori due brani particolari, un po' strani, un po' garage, appunto, cioè eravamo in un garage. E ci sembrava la cosa migliore metterli su un 45 giri, Certo. perché E comunque c'è un mercato, magari un po' più di nicchia, però esiste un piacere anche sì. dei consumatori di musica in generale verso Assolutamente, il vinile. assolutamente. C'è un mercato molto vivo per il vinile. Allora, da una parte il mondo della musica ha tutta una serie di problemi che non stiamo qua ad elencare perché saremo prolissi. Però gli appassionati musicisti al giorno d'oggi a volte preferiscono quasi comprare un vinile piuttosto che comprare un CD. Almeno io sono così, io preferisco comprare dei vinili e i negozi che frequento comunque vedo che riescono a portare avanti le loro attività più grazie al vinile che non grazie al CD, magari. Ecco, beh, questo è sicuramente un interessante ritorno al passato. Intanto però parliamo appunto di musica. Allora, tu ti occupi soprattutto di blues, in realtà fai molte cose, suoni molte Sì. cose, ma è appassionato in modo particolare del blues. Sì. E vedo qua che nel 2007 si parte con il gusto per l'Irish blues, quindi Sì. irlandese. Come mai? Non saprei, un giorno ero in uno di questi grandi ipermercati e ho trovato un DVD di Rory Gallagher, il mitico Irish Tour. L'ho comprato quasi per caso, me lo sono guardato e mi sono appassionato follemente alla sua musica. A quel punto ho iniziato a decidere di studiarla. Ho studiato al Centro Jazz assieme a Dario Lombardo, che è stato il mio maestro, insomma, poi mi sono appassionato al blues in tutte le sue forme, quindi da quello delle radici, del Delta Blues del Certo. Mississippi, per arrivare al blues invece più europeo, insomma, quello che ha attraversato l'oceano ed è arrivato in Inghilterra con i Rolling Stones, appunto con Rory Gallagher e tanti altri. Diciamo che è un genere musicale che mi ha folgorato quasi Bene. subito. E poi nel 2010 iniziano un po' una carriera solista, giusto? Insieme ai B-Folk Guys, Sì, giusto? esattamente. I E B-Folk Guys cosa sono fate? facciamo una sorta di folk blues Sì, spruzzate di poi è sempre rock difficile, country. no? Nella musica Esatto. dire tracciamo il confine netto. Esattamente. Abbiamo iniziato in maniera elettrica, se vogliamo, con un live, il nostro primo CD è un live registrato al mitico festival di Passeranno Blues. È impegnativo, no? Come primo CD fare un Sì. live. In realtà è nato quasi per caso, perché noi abbiamo semplicemente fatto un Certo, concerto che era certo. stato registrato, che era venuto Sì. particolarmente bene, che abbiamo deciso poi di Certo. far uscire su CD. Lì c'erano ancora molte delle reminiscenze di Rory Gallagher, se Sì. vogliamo. Poi invece piano piano abbiamo un po' abbandonato quel filone lavorando su un nostro tipo di suono, quindi un suono più acustico, con contrabbasso, magari banjo, ukulele, strumenti. Ah, quindi anche ricerche un po' più Sì, particolari. c'è un po' di ricerca sul suono. E quindi il secondo Ecco. CD, che è il nostro primo di inediti, è stato sviluppato più in quella direzione, quindi un suono più acustico, più intimo. Poi vabbè.
una crisi personale per cui i testi sono venuti fuori. Testi in italiano o in inglese? I testi sono in inglese. Io ho sempre avuto questo grosso problema, magari riesco a scrivere tanto in italiano ma fatico a musicarlo. L'inglese, essendo una lingua che magari padroneggio meno sicuramente, però mi permette di esprimere concetti in maniera più semplice e magari arrivare più dritto al punto. Ah. Non è un'esterofilia per aria, è proprio ma una... Ci potrebbe stare l'italiano con il vostro genere musicale? Secondo te potrebbe essere una contaminazione interessante? Magari poi sai, gli artisti no? Ma secondo me sì. In realtà noi abbiamo il nostro country che è il liscio, comunque. Giusto, certo, non ci ho mai pensato, è vero. Io comunque ho origini romagnole, per cui... Ah, ok, un po' sì, beh, questa è una cosa bella, ecco. Per cui comunque io sono cresciuto con i vecchietti che ballavano negli alberghi, certo, con i valzer romagnoli. E comunque la musica popolare in tutto il mondo è assolutamente legata, quindi... Secondo me ci potrebbe stare anche del country, del blues o del folk cantato in italiano. Qualcuno che lo fa anche bene c'è in Italia. Sì, bene, sì. Allora potrebbe essere una vostra, un vostro futuro sviluppo. Chi lo sa? Siamo quasi in chiusura, però diciamoci un po' appunto qual è il vostro futuro. Abbiamo parlato un po' del passato, un po' del presente. Che cosa fate da grandi? Che cosa farete da grandi? Non lo so. Allora, il futuro è incerto da un certo punto di vista, è certo da un altro punto di vista, nel senso che abbiamo appena finito di registrare il nostro terzo disco. Che si chiama, diciamolo? The True Story. No, okay. In realtà lo so come si chiama. Si chiamerà The True Story of a Seasick Sailor in the Deep Blue Sea. Quindi, la storia vera di un marinaio col mal di mare nel mare aperto. Nel mare aperto, sì. Noi ci crediamo, secondo noi è venuto un bel lavoro per metà acustico, per metà elettrico. Ecco. Adesso stiamo ultimando, diciamo, sì, il mix e il master, lo presenteremo probabilmente alla fine dell'estate, insomma, sì, settembre, immagino. A Torino? Lo presenteremo sicuramente a Torino, molto probabilmente al magazzino di Gilgamesh, però ancora non abbiamo date. No, naturalmente. E come si presenta a Torino sotto questo aspetto? Lo chiedo un po' a tutti i tuoi colleghi musicisti, no? Che arrivano naturalmente ognuno con la propria esperienza, col proprio tipo di musica. Come si presenta a Torino musicalmente? Allora, Torino è una città viva dal punto di vista musicale. Ci sono molti club, ci sono molti locali in cui poter suonare, c'è una scena musicale piuttosto viva. Chiaramente risente comunque di tutta una serie di problemi, certo, culturali relativi all'ambiente musicale, però questo non è solo a Torino. Rispetto a tanti altri posti, Torino è comunque una città viva dal punto di vista musicale, ci sono tante band in gamba e ci sono anche parecchi locali che offrono la possibilità di suonare e di diffondere la propria musica. Questa è una cosa sicuramente bella. E vogliamo salutare gli altri membri del gruppo? Sì, arrivando a casa diciamo, non mi hai neanche citato, quindi certamente. Salutiamoli allora. Sì, abbiamo Piero Supino che è il nostro batterista storico da tantissimi anni, abbiamo Stefano detto il Cardinale Chiappo. Come mai Cardinale? È una storia lunga. Che non si può dire in televisione. No, perché è lunga, in realtà poi non si sa nemmeno. Ah, quelle okay, serate magari forse in cui qualcuno aveva bevuto un bicchiere di troppo, uno aveva una maglietta dei San Luis Cardinals, robe di questo tipo. Comunque dicevo, Stefano il Cardinale Chiappo che suona tromba, tastiere, percussioni e tutto quello che gli capita per le mani sostanzialmente. E poi abbiamo Roberto Tatoni che suona contrabbasso e basso elettrico. E tu fai voce, corde varie, armonica e kazoo, quindi un sacco di roba. Sì. Anch'io in realtà mi diletto con tanti strumenti, ci appoggio le mani sopra consapevolmente. Bene, allora, siamo veramente in chiusura e grazie ancora a Thomas Guiducci. Ricordiamo grazie il titolo dell'album che uscirà, abbiamo detto, a fine estate, però intanto iniziamo a mettere la pulce nell'orecchio. The True Story of a Seasick Sailor in the Deep Blue Sea. E si troverà, a Torino si troverà. Sì, sicuramente sì. Bene, grazie ancora a Thomas Guiducci, un saluto naturalmente ai colleghi musicisti della band e grazie a voi per averci seguito. Presto. Grazie.